Socrate non solo credeva nell'esistenza di un Dio, ovviamente non di un Dio cristiano, ma postula la prova della sua presenza, sostenendo che ciò che non è opera del caso richiede una causa intelligente, come testimonia l'analisi del corpo umano, che ha una struttura organizzata e per niente casuale. Per questa sua origine, l'uomo è ritenuto un essere superiore a tutti gli altri animali ed è oggetto dell'interesse del Dio, degli dèi, come si deduce anche dalla possibilità di conoscere i suoi progetti sull'uomo ricorrendo all'arte della divinazione. Inoltre, Socrate affermava di credere anche agli dèi riconosciuti dalla polis, anche in una particolare divinità minore appartenente alla mitologia tradizionale, che gli indicava con il nome di Daimon. Il Daimon per Socrate era un essere divino inferiore agli dèi, ma superiore agli uomini, che possiamo pensare come una sorta di genio, di voce interiore, in alcuni casi anche di coscienza. Socrate si diceva tormentato da questa voce interiore che gli faceva sentire non tanto per indicargli come pensare e agire, ma piuttosto per dissuaderlo dal compiere una certa azione. Egli stesso dice di essere continuamente stimolato da questa entità a discutere, confrontarsi e a ricercare la verità morale.